Benvenuti a Ship to Shore News. 90 milioni di euro per D'Amico e Barbaro. I finanziamenti agli armatori italiani sono stati accordati da Credit Agricole, DNB Nord e Unicredit. VSL e Palladio investono nei porti turchi. Rilevato il 25% di Global Port Holdings che controlla gli scali di Antalya, Kusadasi e Bodrum. Tirrenia passa a Compagnia Italiana di Navigazione. Firmato il contratto di cessione del ramo d'azienda, manca solo il Paracet di Bruxelles. Padova fa perno su Lubiana per l'Est Europa. L'Interporto Patavino avvia una nuova relazione ferroviaria con la Slovenia per rilanci in Ungheria e Slovacchia. Assicuratori stufi dei pirati. Ecco quanto costano i sequestri in termini anche di rischi e spese indirette. UPAC, Sdogana e Landbridge, Atlantico-Pacifico. Sarà aperta una nuova filiale in Russia al servizio del collegamento transiberiano effettuato con Ruskaya Troika, che dopo le prove generali ora scatta ufficialmente. Doppio colpo per Gossen Manugistik. Il produttore francese di trailer portuali piazza un'importante commessa con APM Terminals per l'hub di Tangeri ed ingaggia l'esperto Simonetti come nuovo Sales and Marketing Director di Gossen Port Equipment. Nuove regole AIMO sull'efficienza energetica delle navi. Incentivo alla delocalizzazione oppure occasione di sviluppo anche per la cantieristica navale? L'intesa Genova-Napoli scende in banchina a Singapore. La Est, nuova joint venture tra Polipodio e Fabbri, sta per prendere in concessione una porzione di cantiere navale dove prestare assistenza a Saipem e ad altri armatori italiani. Ferretti strizza l'occhio a Mandorla. Interesse dei cinesi di Shandong per una partnership con il cantiere italiano di cui vorrebbe rilevare una quota. Pedala su piste internazionali il tandem di Sinet. In un biennio i due nuovi soci Lanza De Cristoforis e Messina hanno proiettato verso l'estero il nucleo di aziende genovesi ora riorganizzate sotto l'unico cappello di Sogenai. Ship to Shore ritorna lunedì 29 agosto. Vi auguriamo ovviamente una buona estate. Ricordandovi inoltre che per ulteriori approfondimenti potete consultare la nostra rivista online al sito www.ship2shore.it. Ship to Shore News, usciamo dopo i quotidiani, ma arriviamo prima sulla notizia.